Buongiorno e benvenuti al telegiornale Rai della Toscana. In primo piano, lo avete sentito dai nostri titoli, la nuova pista dell'aeroporto di Peretola che continua a far discutere. Il presidente dell'ENAC Vito Riggio sostiene che se sarà lunga 2400 metri lo scalo fiorentino sarà competitivo, ma il governatore della Toscana Enrico Rossi ribatte che la pista o sarà lunga 2000 metri o non sarà. Il servizio è di Giulia Baldi. Botta e risposta a distanza sulla nuova pista dell'aeroporto fiorentino di Peretola fra il presidente dell'ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, Vito Riggio, e il governatore della Toscana, Enrico Rossi, che difende la variante al piano di indirizzo territoriale approvata dal Consiglio regionale. La pista sarà di 2000 metri senza pista di rullaggio o non sarà, ripete Rossi. Riggio, all'inaugurazione dei nuovi voli della compagnia olandese KLM, sottolinea che la competenza urbanistica è della regione, mentre quella tecnica è dell'ENAC e riguarda l'intero sistema aeroportuale toscano, con 10-12 mila passeggeri l'anno. Riggio vede ruoli distinti fra Pisa e Firenze, ma dice anche che Firenze ha bisogno di esistere e attacca. Solo con una pista di 2400 metri l'investimento sul Vespucci sarà competitivo. Per avere qui gli aeromobili più diffusi, che sono gli Airbus 320, i 737-800 di ultima generazione, in queste condizioni, non in altre, basta una pista anche di 2 km, ce ne vuole un po' di più. State indicando in 2 km e 4. Con 2 km, aggiunge Riggio, considerando che la pista è sfruttabile in una unica direzione, si potrebbe far atterrare solo aerei da 100 posti a raggio limitato. La risposta di Rossi è sorridente ma netta. La pista è di 2 km con 240 metri in terra battuta, con orientamento 12-30, così come ci aveva richiesto, carte alla mano, ENAC soltanto pochi mesi fa. Noi rimaniamo fermi lì, noi approveremo la variante così com'è.